Questo però è il dato fondamentale, può giocare Pereiro in remoto o dobbiamo giocare con Remoto? No, almeno, almeno un centrocampista che si inserisce, ma senza toccare faticanti, perché sennò... È una mezzala di inserimento, come scopri... diciamo, con le caratteristiche, è fresco fresco, possiamo dire un Antonio Palumbo, quella, quel quella tipologia di mezzala. Però... Allora, sì, ci vuole un giocatore con sì, però che guarda, sotto... io su questa cosa non sono convintissimo, perché per esempio con Cittadella i due passaggi filtranti più pericolosi della partita li fa Burr, ed è uno che ce l'ha quella palla. Quindi, ma infatti io ti ho detto De Burr per me gioca, sì, è il terzo, però magari però di De Burr, De Burr, Gianni, così dipendiamo esclusivamente dall'estero e dalle giocate di Pereiro, anche nel momento in cui lo contengono, sono d'accordo. Raimondo muore di solitudine fra un po', eh? Sì. Però, cioè, se lui si accende, magari la partita la vinci, come succede, però se te lo contengono non c'è alternativa. Però secondo me serve, io dico quello che ho detto all'inizio, nel senso che io lo dico in maniera convinta e ci credo. No, c'hai soprattutto il fatto che ti può far gol più facilmente. De Burr può essere titolare, ma stiamo sulle montagne russe, una partita bene, una partita male. Qui serve gente costante nel rendimento, poi andremo nelle a parlare del mercato, perché ci vuole un centrocampista. Cioè, nel senso, io sono d'accordo, De Burr per carità, Cittadella è andato bene. Venezia più forte va bene, però le mezzali hanno lavorato male. Ma non è che abbiamo tutta questa qualità sulle mezzali, eh? Vabbè, però faccio dei contenimenti, me la posso aspettare. Si possono abbassare su Jonsen e su Busio, secondo me. Sì, su Tesman nessuno ci è uscito mai. Tesman ha fatto girare come... Bene. Ma ammetti che le mezzali fanno il loro lavoro in interdizione, ma poi una mano a Pereiro e Raimondo chi l'ha? Sali qui quindi, con Casasola e Carbone. Se trovi invece che gli esterni li mettono sotto perché sei costretto a rimanere dietro, chi gliela dà? Perché poi dopo con Jonsen non ti puoi permettere di andare avanti. Diciamo che Breda nella presentazione della partita è stato molto chiaro e l'ha detto. È una partita che andando più o meno a sistema puro e andrai molto spesso all'uno contro uno, chi vince i duelli, chi sarà più forte vince i duelli, porta a casa la partita. Io sai come la penso? Che secondo me se dobbiamo vincere qualche partita in casa, perché dovremmo vincere, soprattutto in scontro, bisognerà giocare con Pereiro e due attaccanti e rischiare un po' il centrocampo. Se riuscissimo a prendere un centrocampista di grande sostanza o qualità o che sia, insomma un centrocampista serio, possiamo giocare anche solo con faticanti su centrocampista. Certo, rischi un po', però la partita devi vincere. Per esempio, ecco, si riproporrà contro il Como questa stesso situazione, discorso. Perché il Como ha preso adesso Strefezza, che è un esterno, no, forte, di alto livello. Quindi lì bisogna, se si rimette a 3-5-2, è chiaro che chi sarà, diciamo, il dominatore delle fasce? Gli esterni del Como oppure i nostri 15 centrocampo? E se i nostri esterni non danno una mano all'attacco, dipendiamo dal fatto che se Pereiro si accende e fa la sua giocata, vince la partita da solo, però dopo dipendiamo solo da lui. Però comunque dipende anche da come finisce il mercato, perché poi alla fine, certo. Okay, allora cominciamo. Il Como, dico, giusto appunto, cioè aveva il difensore centrale squalificato e prende gol da Niga. Odendal. Come sai, il dice Como, Cudrone pure si è infortunato. Di tutto i campionati, di tutte le squadre professionistiche italiane. Ma comunque l'avrebbe preso uguale col Danica. Ma Strefezza è un grosso acquisto. Dice che si è fatto male Cudrone, non so se sarà disponibile. Dato via Cerri. Comunque insomma, la squadra che... Ha giocato Gabrielloni ultimamente. Sta giocando Gabrielloni e Cudrone. Cudrone. In Serie C Gabrielloni è un barriere eccezionale. Per no, carità. Infatti non mi pare un fenomeno. Però insomma... Io dico una cosa, Strefezza è un ottimo acquisto, ma va saputo far giocare. Vabbè, però Strefezza in Serie B fa la differenza. Strefezza devi mettere 4-3-3 e devi snaturare il modulo su cui hai lavorato fino ad oggi. Sì, a Lecce era 4-3-3, giocava 4-3, Strefezza... Guarda che faceva la sua figura e la faceva ampiamente anche in Serie A, le ultime partite. Assolutamente, no, io però sto dicendo che Strefezza è un giocatore che ha bisogno di... preventive, copertura, terzino e modulo. Fase difensiva. E però la butta pure dentro. Vabbè, era meglio. È un giocatore importante, assolutamente. Per noi sarebbe stato meglio non esserlo preso. Comunque è una tristezza che stiamo a parlare del mercato dell'altri, perché del nostro c'è poco da dire. O meglio, ci sarebbe tanto da dire, perché, come dicevo fuori onda, fino a un certo punto ho seguito quello che stavano facendo. Perché tu, anche se hai fatto il 3-1 a sinistra, vabbè, no? Corrado, Celli, Travaglini, via, dentro solo Carboni. Vabbè, rispetto al Corrado attuale, secondo me ci sta bene. Centrocampo faticanti, benissimo, sempre con l'incognita, anche questo, no, più che dell'età, che debutta tra i professionisti, non ho già mai giocato. Poi però, allora, poi fa il cambio, Falletti, Pereiro, benissimo, secondo me
ci abbiamo anche guadagnato dal punto di vista tecnico proprio. Poi però è Mecedi il miglior difensore di Akhité. C'hai Mandovani, c'hai anche Mandovani, che è l'unico veloce, prendi Sgarbi, che è la copia di Sorensen, che è retrocesso l'anno scorso in Perugia e faceva la panchina a Cosenza. Contano queste cose, non sono dettagli. C'è anche sto Nghessan. Scusa, Nghessan è venuto ingessato, perché per modo di dire, come la notizia di un'oretta e mezza fa. Facciamo prima il riepilogo, dopo lo commentiamo. Poi lo commentiamo. Allora, il movimento di oggi è l'uscita di Mantovani a titolo definitivo all'Ascoli e al momento la cessione, anzi diciamo, ve lo posso confermare, la cessione è a titolo gratuito. Quindi Mantovani, che aveva un contratto triennale con scadenza 2026, su sua esplicita richiesta, perché Mantovani ha sempre chiesto di essere ceduto, si è comportato bene, ha fatto il professionista fino alla fine, ha giocato contro Cittadella, penso anche con qualche problema fisico, però Mantovani ha sempre chiesto alla società di essere ceduto. Quindi questo è un paletto che va messo bene in terra. Ho capito, ma se ti serve che c'è? No, ti sto dicendo, poi arrivavo. Mantovani, quello che diciamo è poco spiegabile è che la sua cessione è a titolo gratuito a una diretta concorrente per la salvezza. Ma poi perché ha chiesto questo? Allora, questo, detto questo, ha chiesto la cessione, la mia idea me la so fatta, perché allora, Mantovani fa parte di quel pacchetto di giocatori arrivati a luglio per espressa volontà di Lucarelli. Perché, come sapete, Mantovani torna alla Ternana quando ancora non c'era di fatto guida, se non ricordo male, ma comunque... Sì, comunque l'aveva chiesto Lucarelli. E l'aveva chiesto Lucarelli, così come ha chiesto Favilli, così come ha chiesto Luperini, che faceva i famosi 14 anche la Boico, forse. Partita, così come ha chiesto la Boico, quindi fa parte di quel nucleo di giocatori voluto fortemente da Lucarelli. Uscito Lucarelli, probabilmente Mantovani piuttosto che altri giocatori non si sono sentiti più parte di quel progetto, per cui ha chiesto la cessione. Però mentre venerdì sera, quando è stato ceduto gli Akhité, il ragazzo si è comportato malissimo sia all'interno diciamo del Garden che poi rifiutandosi di giocare, e questo l'ha detto Capozucca, ma non è stato smentito dagli Akhité. Quindi gli Akhité avrebbe potuto smentire e dire non è vero che mi sono rifiutato di giocare. Siccome non ha smentito, evidentemente quello che ha detto Capozucca era vero. Quindi lì non è stato professionale, non si è comportato come un calciatore professionista, mentre invece Mantovani io non gli si può dire niente. No, ma infatti io però non dico niente a Mantovani, però dico alla società. Non è tanto il fatto che, per me hanno fatto bene a cederlo, in che senso? Che se un calciatore non vuole più rimanere, pure grande, non lo deve, no, ecco, infatti è arrivato. Quello che secondo me è inspiegabile è perché, allora, io l'avrei dato in prestito, no, fino anche alla perché, fine anche della stagione. Perché, se no, Gianni, ma no, a titolo definitivo, assolutamente. Posto che questi soldi eventuali non è che vengano a me, per cui non me ne può fregare di meno, però magari li puoi reinvestire. Però a me, tifoso, mi stai comunicando, mi fai pensare che stai talmente con l'acqua alla gola che ti liberi di un contratto, di uno stipendio, già è una boccata d'ossigeno. Se è così, stiamo messi, no, male. Di più, allora, se è così, sì, non solo. Aspetta. Anche perché tu hai preso i soldi di Akhité, non hai reinvestito niente. Ecco, fino però, adesso. Però allora, per il momento, esatto. Sì, allora ragazzi, no, parliamo al momento. Deve essere molto chiaro: oggi è il 29 gennaio, il mercato chiude fra 3 giorni. O si parla adesso o zitti. Ma certo, ci mancherebbe. Zitti, perché dopo non facciamo a tempo, vuoi dire. Va detto prima. Io volevo finire questo, no? Prego. Ecco, sulle notizie di mercato. C'è tutta la terza parte. No, dopo discutiamo di mercato. Io ti do le notizie, diciamo, di oggi, no? Perché chi ci guarda fra un po' ce l'avrà ancora fresche. Le notizie in entrata sono che la Ternana sta facendo un difensore / laterale, classe 2001, che viene dall'Inghilterra. Allora, non so né il nome né tantomeno diciamo da quale squadra viene, però le caratteristiche sono quelle che vi ho detto, quindi un giocatore che può fare difensore o laterale e viene dal campionato inglese, probabilmente viene penso dalla Championship, non dalla Premier League. Questo è. Poi credo che arriverà Franchi, portiere. Secondo portiere, a posto di Brazzao. Questi sono, e credo che faranno minori. Anche un altro calciatore. Poi c'è il discorso centrocampo. Quindi, però le notizie di oggi, la novità diciamo di mercato di oggi è questo discorso centrocampo però. Proveniente dall'Inghilterra. Discorso mi sembra evidente che un centrocampista serva. Sono d'accordo. Lo prendiamo però? Secondo me sì, però bisogna vedere da qui a giovedì che succede.
poi dopo, ecco, chiudo dicendo, Enrico c'ha perfettamente ragione e sono d'accordo con lui, bisogna vedere se la cessione di Mantovani è stata fatta per risparmiare 2 anni e mezzo di ingaggio e se con quel risparmio cumulato con l'incasso di Aguidé, che è stato 1,3 milioni, 1,4 milioni, porta a un reinvestimento oppure no. Però Gianni, chiaro, scusa, se non porta a un reinvestimento. Non è che te lo devo insegnare io, su questo penso che tu sei molto più competente. Cioè, il risparmio è di quest'anno, perché sull'anno prossimo è un altro bilancio. Non è che i soldi li risparmi. Beh, Mantovani a titolo definitivo, quindi sì. No, no, però il risparmio dell'anno prossimo non conta adesso, non è che c'hai i soldi freschi, no? Tu i soldi che devi cacciare quest'anno sono solo quelli dell'ingaggio di quest'anno. Per quindi, Mantovani sì, 5 mesi, diciamo, fino ecco, a giugno. Perché poi, certo, l'anno prossimo risparmi, ma è tutta un'altra, come posso dire, esercizio di bilancio, dico bene. Sì, eh, sì, dice bene. Quindi il risparmio è relativo. Diciamo, con le somme di Mantovani, quanto potrà risparmiare Hernani in questi 5 mesi? 150.000 euro. No, no, all'ordo. L'ordi, è ovvio. Certo. Insomma, detto questo, sarebbe da mandare la pubblicità prima. Sarebbe per scatenarsi dopo. Invece... No, nel senso che dico, ci cascano un po' le braccia, nel senso che no, speriamo che non sia così, che ci sia un altro tipo di discorso, che ti posso dire, magari per accontentare il ragazzo, però avevamo anche detto non rinforziamo la diretta avversaria. Non si stava verificando niente di quello, ci avevamo anche detto che arrivava Corazza il giorno dopo. Non l'abbiamo detto noi. Non arriva più, mi pare di capire. Bisognerà sentire anche Capozzucca. Esatto, no, Capozzucca ha fatto un'uscita pubblica, a parte ha detto era l'ultima, però nel senso è stato lui che aveva escluso categoricamente la cessione di Mantovani per non una diretta avversaria. Non rinforzare l'Ascoli una diretta avversaria, era lui che aveva detto, a meno di clamorose novità, Corazza sarebbe arrivato il giorno dopo. Mi pare che passate ad oggi Corazza non è arrivato e Mantovani è andato via, quindi ecco, Corazza. Sicuramente possiamo dire dal punto di vista quantitativo che siamo corti. Corazza. Dal punto di vista qualitativo ne parleremo poi. Direi che in questo momento fra Leopardi e Schopenhauer siamo, non lo so, in una via di mezzo. Corazza, aggiungiamo una cattiva notizia. Ecco, dai, ecco. Allora Schopenhauer, che guardi è troppo ottimista. Aspetta, dammogli un po' di respiro per altre brutte notizie. Pubblicità. Casa tua. La scelta di una buona azienda vuol dire scegliere un buon infisso. Marinelli e Marta ti offre innovazione e qualità di un prodotto futuristico e durevole nel tempo, con un'estetica e design sempre attuale. Acquistare una finestra Marinelli e Marta significa investire in serramenti che rispondono alle più recenti normative in materia di risparmio energetico, isolamento acustico e sicurezza. Marinelli e Marta, la tua finestra sul domani. Lo studio PTP è una realtà innovativa e all'avanguardia nel campo della fisioterapia e dell'ortopedia. Nel polistudio PTP si eseguono visite specialistiche ortopediche, terapie manuali, terapie strumentali e altri servizi personalizzati. Vi aspettiamo con professionalità e cortesia a Terni in via Magenta 7, perché PTP alla vostra salute ci tiene. La nuova generazione delle imprese funebri a Terni è Carducci e Giovannelli. Di Carducci Stefano e Giovannelli Stefano. Troverai da noi professionalità e cortesia. Siamo in via Campomicciolo 2830 a Terni con telefono 0744 28 81 66 24 ore su 24. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Pizza e non solo. Menù da sport, ogni 10 pizze, 11esima in omaggio.
Pizzeria La Meridiana a Terni in via del Ribo 139. Da leccarsi le dita. Armeria Italia, in viale Brin 74 a Terni. Vasto assortimento di carabine, fucili, pistole, munizioni di ogni tipo per l'attività sportiva e la caccia. Specializzati per ogni settore venatorio. Offre la possibilità di provare le migliori ottiche e visori termici. Grande offerta di abbigliamento per il tempo libero. Il tutto proposto con grande professionalità e serietà. Io sono la signora Concetta dello Scugnizzo e vengo dai quartieri spagnoli. Mi fa piacere dove sono nata e sono cresciuta, però pure te non mi piace. Venite a trovare, trovate la roba che vi piace, se non vi piace non mi pagate. La pizza, la zuppetta di pesce e il vongole, il papà, primo padrone dello Scugnizzo. Venite allo Scugnizzo perché avere la pizza napoletana. ADSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia ADSL. Telefono 0744 403 403. Eccoci qua, ultima parte di trasmissione tutta dedicata al mercato. Eravamo debitori di una brutta notizia, prego Gianni. Da iettatore, vai. Infatti, dai, la brutta notizia, che però per il momento è brutta, ma si potrebbe ribaltare. Non è sicura, dai. Ecco, siamo, Tommaso, siamo all'ordine di tre giorni, può, sì, succedere, può succedere di tutto. Tutto. No? Però, Tommaso Corazza, che sembrava vicinissimo per stessa ammissione di direttore sportivo Capozzucca, che lo disse nella conferenza stampa prima di non mi ricordo quale partita, comunque insomma si sta allontanando perché Bologna non ha sbloccato la pista Amiens e quindi lì non si mette bene, quindi diciamo scendono abbastanza pesantemente le probabilità di arrivare su ragazzo. Poi magari, quindi, domani è un'altra storia, eh? Di fatto, poi domani magari è un'altra storia. Quindi domani di fatto noi ci abbiamo, di esterni ci abbiamo Casasola a destra, Favasuli che può giocare a destra, no, Carboni a sinistra, che so, difensori più o meno, che Casasola difensore, Barone, basta, esterni. Finiti, perché poi dopo c'è Favasuli, ma non Favasuli è certo un difensore. Finiti, abbiamo dato Iacelli, Travaglini, qua si tornava utile defendi, senti che ti dico. Però, allora, io vorrei chiarire un concetto, voglio essere estremamente chiaro su questo. A me piace il nostro nuovo presidente, sempre elegante, posato, garbato nei modi, eccetera. Mi piace il nostro DS che è riuscito a movimentare un quantitativo di giocatori e devo dire ne ha portati tanti validi, per carità di Dio. E mi piace anche l'allenatore nuovo, Breda, che ha subito riportato entusiasmo, punti, eccetera. E serenità. Eccetera. Però di fatto stiamo retrocedendo.
col sorriso, col garbo, con la serenità, tutto quello che vi pare, stiamo a retrocedere, stiamo a fare un mercato, secondo me, fino a un certo punto è andato bene, adesso sta pigliando una piega che non mi piace per niente. Vedo che abbiamo incassato dei soldi, non sono stati reinvestiti, perché giustamente ci faceva riflettere prima il nostro regista, nell'operazione Falletti non è vero che a costo zero, ci abbiamo guadagnato. Certo, ci abbiamo. Perché noi abbiamo ceduto Falletti a 300.000 euro, più non gli paghiamo lo stipendio da qui a giugno, sono andati 200-250.000 euro. Quelli hai guadagnato. Ecco, il Cagliari, noi abbiamo pagato 300.000 euro di prestito oneroso, quindi i 300 presi li abbiamo già dal Cagliari, ma non paghiamo lo stipendio, quindi quello che risparmiamo di Falletti è tutto di guadagnato. E questi sei mesi sono circa 250, più o meno. Sì. Più o meno. Poi abbiamo preso 250 netti, poi, perché lì c'è anche il lordo. Beh, però è mezzo anno. Lordi, lordi. Mezzo... Sei mesi parliamo. Mezzo no? anno, per cui tornano a 250. Ma mi sa che, non lo so, vabbè, le sue cifre non vabbè, voglio. Teniamoci bassi. Abbiamo incassato 1,3-1,4 di Diakité, non abbiamo reinvestito nulla. Abbiamo ceduto Mantovani gratis, però non paghiamo lo stipendio, quindi abbiamo risparmiato quest'anno 150.000 euro, più o meno, più quelli dell'anno prossimo. Allora io dico che ci sta quasi 1,7-1,8 tra tutto. Allora, che vogliamo fare? Vogliamo retrocedere eleganti, sobri, con un grande DS, un grande allenatore, o ci vogliamo provare a salvare? Io vorrei... No, perché sai com'è? È il 29. Bisogna dirlo adesso. Cioè. O parliamo adesso e uno ne parliamo dopo. Senti, il mercato è ancora aperto. Vorrei però dire una cosa, no? Se posso, scusa. Allora, ci sta ad aggiungere... No, perché mi interrompi sempre. Ma è vero. È seccante questo. Ci sta ad aggiungere una cosa, poi, che è vero che adesso risparmi, ma se ci dovesse essere una un malaugurata retrocessione... Il bagno di sangue economico è terribile. Vabbè, penso che sia. Però quindi, anche forse lì, vale il la fatto pena. Che non c'è più un giocatore di proprietà non è che mi fa vabbè, proprio stare dopo... sereno, perché è quasi. Ma quello è un falso problema, però io però, non l'ho letto. Sì, falso problema. L'ho letto tante volte sai qual è sui social. Lo facevo, non, lo facevo, è un falso problema. Te lo facevo fuori onda. Non, allora, se da qui al primo febbraio. Se da qui al primo febbraio la Ternana non fa niente, o comunque fa giovani di prospettiva, e non prende un paio di giocatori di serie B veri, diciamo, allora è chiaro che questi incassi servono solo per tirare avanti la stagione, ok? Quindi, e che posso essere un po' preoccupato. Ah, sicuramente. Ah, ecco. E questo è diciamo, la palissiana. Però quello che mi fa ben sperare da un certo punto di vista è Pereiro. Ma non per le doti tecniche del calciatore, perché se la Ternana prende tutto l'incasso di Falletti e lo mette su Pereiro, una fiche di questo tipo, è come se tu prendi la ciliegina prima di fare la torta. Cioè, capito? Dire, che senso c'ha spendere 300.000 euro per Pereiro se poi dopo non lo affianchi con un altro paio, beh, magari però, di giocatori di questo capo zucca esperienza. Potrebbe, io ci cioè, sta, non c'ha senso. Ci sta perché me. Lui ha pensato... Con questo che in Serie B fa la differenza, magari mi salvo uguale. E dopo con 10 ragazzini, capito? Voglio dire. Lo so, questa è l'unica spiegazione che mi so dare. Ma io allora a quel punto avrebbe potuto fare. Allora, se l'idea era quella di dire vendiamo tutto, arriviamo fino alla fine della stagione e basta, allora non faccio neanche Pereiro. Cioè, beh, però magari sarebbe stato troppo. No? Però secondo me dopo finisce la luna di miele con la tifoseria. Capito. O almeno con una parte della specchietto per allora. No, io dico che io credo che sia il DS che il presidente stiano facendo quello che ha scommesso che riescano a fare. Non vorrei stanno scommettendo sui ragazzi. Non vorrei essere neanche offensivo perché tante volte mal interpretato sembra che so fare i conti in tasca a qualcuno, però è evidente che ci stanno dei segnali inquietanti in questa stagione. Allora, siccome non stiamo a metà classifica, abbiamo un punto, uno sulla zona di retrocessione diretta, e ha detto bene Gigi, se retrocedi è veramente un disastro economicamente parlando, molto peggio di quello di quest'anno, di cui ringraziamo sempre la precedente gestione, ci mancherebbe che ci ha lasciato una società, piena di buffi. Sostanzialmente, ma buff, insomma, ma comunque dei contratti. Di costi. Una cosa incredibile, io. Che poi ti costringe a gestione di questo tipo. Però è anche vero, io mi sento di dire, che se la nostra proprietà attuale fosse stata più solida economicamente, questo risanamento dei conti,
invece di farlo in 6 mesi si poteva fare anche diciamo, meno brutale in un paio d'anni, no? Comunque secondo me soffrivi questo di meno. Che dici tu è assolutamente vero, però... comunque ribadisco, scusa poi ti lascio il tempo, parlo oggi perché questa proprietà fa in tempo a smentirmi fino a giovedì. Se fino a giovedì non succede niente, allora dopo però io ho la coscienza pulita, perché lo dico oggi, sta squadra così non si salva, serve un centrocampista, serve un difensore e se per me serve anche una punta, perché allora ce n'hai 4, 2 non giocano, sostanzialmente una così così e un'altra si è piantata. Questo è lo stato il nostro attacco, per me è grave anche lì la situazione. Hai fatto bene a dirlo prima e sono d'accordo con te, perché poi dopo non si rimedia più, una volta che passano giorni, noi non andiamo più in onda. Resta quello che dice Gianni, però, che magari adesso stiamo facendo il De Profundis e poi dopo... No, ma io non succede. È... Io sto facendo è una giusto mettere le mani avanti. Allora, adesso diciamo... Se fanno gli acquisti che devono fare, io benissimo. Vengo qua sabato... Quando è? Lunedì prossimo, tanto le cappelle... Le mani avanti penso le mettiamo tutti e quattro, non è sì, che... Sì. Beh. No, anche perché al di là del fatto che non arrivano i giocatori che ti possono servire, anzi che ti servono, sarebbe un segnale preoccupante come per dire qui si fa solo cassa, il che è ancora più preoccupante. Questa cessione di Mantovani... gratis vediamo dai vediamo stiamo a vedere ti fa pensare beh, pur di risparmiare lo so allora vuol sinceramente dire messo adesso io mi riservo di giudicare quello che arriverà io penso sì. Che debba arrivare almeno un centrocampista come dicevamo dall'inizio della stagione e un difensore al posto di Diachité, poi forse serviva anche un attaccante perché forse ma all'esterno io siamo contati siamo corti adesso. Allora ad oggi allora, sì, scusa sì. Finisco una cosa allora quello che dico è un'altra cosa perché rispondevo a quel discorso di Pereiro, no? Allora, è chiaro che Capozzucca sta cercando, penso, di fare i miracoli. Abbiamo fatto una serie di scommesse. È una scommessa. Se sti ragazzi, magari ne prendiamo ancora un altro, perché poi un prestito gratis se ne può. Se sti ragazzi rendono come tutti ci auguriamo, ci possiamo salvare. Chiaro? Stiamo giocando un po'. È una scommessa 50-50, non voglio parlare di ruletta russa perché è brutto, però è una scommessa. Se cioè, alcuni ragazzi che noi abbiamo preso hanno forse reso più di quello che ci aspettavamo. Però un paio di giocatori esperti l'abbiamo detto tante come volte. Un album degli ACDC, The Razor's Age, sul filo del rasoio. Ecco, però è questo che vuole, è questo il discorso. Siamo. Allora, io volevo fare un secondo un'analisi. Edge, bravo, The Razor's Age. Un'analisi a cappello. Allora, arriva Guida. Se no le date il rasoio. Pare no, un video al suicidio. Pareva brutto. Fa finire Alessandro. Già stiamo pessimisti. Scusa Alessandro. No, niente. Bene da ridere, dai. Io dico, è arrivato Guida, e prende come direttore sportivo Capozzucca e fanno una rivoluzione importante. Loro arrivano dichiarando come primo obiettivo della stagione la salvezza, il secondo quello della sostenibilità. La sostenibilità adesso è un termine tante volte usato, caro a tanti direttori sportivi e cari a tante squadre, a tante società, perché obiettivamente è quel principio che ti permette di sopravvivere, quindi di investire e di fare un po' troppo brusco. Diciamo che stiamo andando un pochino forte. Allora, io non vorrei che... Allora, Capozzucca sta facendo un'operazione, secondo me, importantissima e di una portata grande. Però ad oggi è rischiosa e ad oggi è un'incompiuta. Perché ti mancano... Manca un esterno, manca un difensore e manca sicuramente un mediano di categoria, sia esso una mezzala di gamba... sia esso un mediano davanti alla difesa. Avendo preso Faticanti mi viene in mente di prendere un giocatore di spessore. Mi viene in mente lo Ionita dell'Ecco, cioè una tipologia di mediano che ti va ad accorciare quella distanza fra la mediana e l'attacco. C'è un po' più di qualità dei nostri. Qualità, spessore. Senti, io sai che avrei fatto, tanto ormai magari era impossibile, faccio i conti con gli... Io ve lo dico, poi l'ho già detto tante volte, scusate se mi ripeto. Io, visto che la squadra aveva trovato una certa... fisionomia, stava andando bene al di là delle ultime due partite del girone d'andata che non è. Io avrei confermato la squadra in toto e avrei preso due centrocampisti. Uno poteva essere Faticanti, ne prendeva un altro. Per il resto, visto che quando si trova una fisionomia, una struttura di squadra, poi dopo quando ti devi salvare non è facile ricostruirla con tutte queste. Io avrei preso due centrocampisti. Uno era Faticanti, ne prendeva un altro. E finiva il campionato così. Poi a fine anno chi voleva andare via andava via. Però è pure vero che
Falletti e Diachide sono stati loro che sono potuti andare via da Gigi Sanna. Sì, però alla fine gli dici fermo, dove vai? È molto difficile preparare partite, preparare squadra, tenere un ambiente calmo, Falletti, tranquillo in questa situazione. Anche Falletti, è vero che ci abbiamo preso questi 300.000 euro, no? È vero, ce l'abbiamo preso. Però, però Cesare andava in scadenza, cioè alla fine... E pazienza, poi se retrocede è peggio. Ma allora, non è che stava facendo prestazioni... L'operazione che... Falletti io la sottoscrivo. Ma sì, vabbè, però... Per me è stata è una cosa vabbè, fatta bene. Vabbè. Perché ribadisco, non sapevi neanche in che categoria giocavi l'anno dopo. Da me scadenza, pazienza. Non stava facendo... Hai trovato un assetto con un trequartista e due attaccanti. Però quello che io dico... Che vabbè, potevi fare quella solo. L'assetto, trequartista e due attaccanti, se poi fa uguale con Pereiro. Che aiuta di meno, lo dici tu, in fase difensiva. No, perché è più bravo, può essere più seconda punta. Ecco. Allora bisognerebbe prendere forse un trequartista, non so. Una mezzala che sa fa tutto. Ecco, ci vorrebbe una mezzala che fa gol, qualcosa che, insomma, che dà una mano, che sennò così se, allora, io mi ricordo Touré del Pisa quando venne. Da quando gioca Raimondo di nuovo una punta sola, come faceva le prime partite, è stando in più. Certo. Quindi secondo me quando trovi una quadra, questo vale anche in seconda, in terza categoria. Cioè cambiare tutta la squadra, lo dice, sai, sto a metà classifica. Quando devi salvare, quando trovi una quadra, secondo me, meno cambi meglio è. Cioè devi cambiare per migliorare. E devi prendere due centrocampisti. Io me ne ho Uccelli, me ne ho Corrado. Diamola là la notizia del mercato, che per il momento diciamo, gli diamo un 20-30%. Va. Che oggi la Fiorentina ha chiuso per un trequartista. Ma mi sfugge il nome, vedi, perché se no ci fermavamo un attimo per 12 milioni. Non mi ricordo chi. E quindi le strade, cioè le possibilità di giocare per Infantino, Valentin ha preso Valentin Carboni, che poi mi sembra... Ma Fiorentina ha preso? Sì. Ma dal Monza? Sì, non lo so, è dell'Inter, no? Sì. Valentin Carboni è dell'Inter, l'ha preso dal Monza per 12 milioni, che è il fratello di Franco Carboni. Sì, sì, 2004. 12 milioni. Quindi Infantino gioca meno, vuoi dire? È un trequarti. Quindi Infantino giocherà ancora meno. E siccome Infantino è in lista di sbarco, trequartista, voi parlavate di 3, 4, 1, 2, cioè potrebbe magari Infantino, Pereiro e Raimondo, certo, anche certo. Perché ci avresti una bella gara sudamericana. Ma tanto il discorso mio era... Tra uruguayani e argentini, no, casa dicevo, sola... Tanto il discorso mio... Però gli stranieri non li pagano, vero? Il minutaggio. Ah, io a questo punto penso si stanno attaccando. No, anche io dicevo al spiguccio il discorso mio, lascia il tempo che trova, perché tanto ormai è un discorso che non esiste più. Io dicevo quello che avevo fatto io. Ormai, questo, ormai tanto la rivoluzione l'abbiamo fatta, tanto vale farla completamente. No? Comunque, anche se prendi, cioè possiamo prendere Infantino, secondo me rimaniamo corti in mezzo. Enrico ci ha sollevato un problema che non è da poco, ma in difesa, ma anche sugli esterni. Sì, però io Tu c'hai Favasuli per tutte le rote. Lì si rimedia, scusa Alessia, perché secondo me il sostituto di Diachide, visto, hai preso Sgarbi come 4, centrale, 3, 1, 2. I centrali ce l'hai, prendi un difensore veloce che gioca d'esterno. Oppure cambia modulo, no? Fai sì, appunto. 4. Cioè Corazza era funzionale al discorso e può giocare sia a destra che a adesso, sinistra. Se noi troviamo una squadra veloce davanti, chi ci abbiamo? Questa è la domanda. Comunque ribadisco, un difensore, questo qua dall'Inghilterra, arriva quasi sicuro. Speriamo che sia veloce. Non lo so, io non abbiamo difensore. L'ho detto prima, difensore barra laterale, quindi difensore esterno. Veloce, ditemene uno. 2001 dall'Inghilterra. Allora, Bolo è un difensore di struttura, Sgarbi pure, Sorensen pure, Capuano non mi pare un missile, poi no. Lucchesi non mi pare un missile. Lucchesi no. No, veloce. Allora Sgarbi. Siamo andati via tutti veloci. Allora, Sgarbi, erano, c'era anche Celli che non era lentissimo. Sgarbi, da quello che ricordo io, l'anno di Alvini, comunque sia, non è lento, perché quando apre il compasso, comunque vabbè, sia, ho capito. Sulla però se sulla ti trovi uno col passo stretto. Però se trovi sì, un Tutino, ti manda fuori di testa, Canotto, questi giocatori qui, uno Strefezza. Ecco. Però comunque arriva a sto difensore laterale, quindi se fosse per esempio uno che può giocare quinto, è risolto, diciamo, la penuria. È indubbio che la rosa ad oggi se arriva chi è? È una rosa monca, ti manca qualcosa. Ti manca qualcosa sugli esterni, ti manca qualcosa in mezzo e ti manca qualcosa. Comunque quello che conta è che l'importante è che ci sia una strategia. Se c'è una strategia, esatto, in tutto questo mosso, se invece stiamo cercando solo di risparmiare, soprattutto se stiamo cercando solo di risparmiare, è un disastro. Io ho fiducia. Ma io non ho capito, questo qui, suo presidente, tanto bravo, ma voi mi fate fare chiacchiere qui a Terni? Ma non credo. Presidente, non si faccia fare chiacchiere, no? Su,
forza, uno sforzino, perché ritmo, sennò, ritmo, ritmo, come il maestro Canello, ritmo, ritmo, se no retrocediamo, dopo è peggio, e mi sa che non, dopo non è più simpatico a nessuno, però. No, ma a parte quello, ma poi economicamente ci si rimette di più, no? Che simpatico, no, io escludo. A me mi preoccupa proprio. La retrocessione è drammatica, l'importante è che rimaniamo agganciati al gruppone, che stiamo ritirando dentro alcune squadre, per scendere adesso il Cosenza a due vittorie. Il dramma è che questo turno di campionato è stato un bagno di sangue, tutti, che hanno vinto tutti. Abbiamo detto. Ecco, però, diciamo, regia, ci puoi far vedere i risultati dell'ultimo turno? Perché comunque sono io veramente agghiacciato. Voglio essere ottimista, perché alla fine, ribadisco quello che ho detto all'inizio dell'intervento, la Ternana viaggia ancora, malgrado la sconfitta di Venezia, certo, a un punto e mezzo a partita. No, poi sta lì. Sì, ma ha fatto le prime 5, seconde 5, 0-8. Ho capito. Però allora, guardate che meraviglia sta settimana. Cosenza è andata a vincere a Bolzano. L'Ascoli è andata a vincere a Como. Lo Spezia è andata a vincere a Pisa. Vabbè, a Ferrari. La Reggiana ha vinto a Bari, la Sampdoria a Cittadella. Non lo so, poteva cascare anche un meteorite sul Liberati, mancava solo quello. L'unica che ha perso il Sudtirolo in casa, che poi lì ricordiamoci sempre che se retrocediamo per quel rigore... È drammatico. Ci fate vedere anche la classifica, per favore? Se retrocediamo per quel rigore... Comunque guarda quanto è corta la classifica. La classifica è corta sotto, che già sopra... Ci interessa sopra. Comincia a sgranare. No, dico, appena sopra comincia a sgranare. Il problema è che devi fare cioè, vittoria. Noi vedi, poi le prime dopo stanno a 24, 26, 27. Guarda la parte destra. Ho capito, però mentre sotto noi però siamo in 5, 5 in due punti, dopo il Sudtirol altri due punti, poi altri sì, due punti. Bene, cioè, comincia a sgranarsi. Insomma, dopo. Stai a due vittorie, in 10 squadre in a te ti mancano i due punti col Sudtirol? Rubati con il rigore, e io ti dico proprio a tenermi stretto un punto a Como, a Catanzaro, a Como della Serie A la sconfitta. L'importante è tenere a tiro più squadre possibile. Chi sono le 5 squadre che faranno, che si retrocedono e fanno i play-out? Dimmelo. È dura, eh? Non lo so. Ho paura che siano le ultime 5. Possiamo risucchiare, secondo me, visto che il Cosenza e la Reggiana adesso, perché è tutto Sudtirol, dobbiamo tenere dietro tutte le altre quattro e superare il Sudtirol, che poi resta sempre il calcio di rigore, se no a quest'ora stavamo in parità, e dobbiamo tenere indietro quattro squadre e superarne una, non è un'impresa facile. La Serie B è lunga, non bisogna essere nevrotici, bisogna rimanere il più combatti possibile. Bravo. E Breda su questo aspetto, certo, però adesso, bisogna... però se le altre si rinforzano, il mercato, no, io Nesta, qualche tu devi fare fa una mossa, Nesta, la Reggiana batti un colpo, la Reggiana è partita forte, poi si è fermata, sì, però sta a 28. Tre partite fa ci avevi la Reggiana a tre punti, sì, il Cosenza a due punti, adesso hanno fatto due vittorie e te sono andate via, nel senso che siamo d'accordo, se tu riesci a completare la rosa, ah, ecco, tutto lì, certo, e puoi rifare, non dico un filotto, però magari inanellare due vittorie, un pareggio, una vittoria, poi sì, una sconfitta ogni tanto. Se la completi ce la giochiamo con tutti, ma ci mancherebbe. Io cerchiamo di stare tranquilli. Io comunque penso che la salvezza della Ternana passa da Gaston e il Tonga Pereiro. Sono convinto che se lui, in questo momento, perché per se lui, quindi tocca anche fare tutti gli scongiuri del caso, che non gli via un raffreddore, a Venezia, si ingarnisce nulla. Ho detto, no? Due fari nella nebbia. Sì, sì, ma l'ho visto. Ha fatto due lambi. Però mi ho perso. Va servito. Però capito, va servito, va servito, fa giocare, va servito, va accompagnato. Pensare quando lo capiscono, poi dopo però gli fai la squadra intorno. Ma sì, anche se lo capiscono, a Venezia ha fatto uno sì, slalom però, lì benissimo, ma tu pensi che se non prendiamo un difensore veloce in centrocampista questa squadra no, però penso che gli se invece li prendiamo ce la giochiamo. È tutto lì. Che dice? E te muovi troppo. Vai fuori fuoco. Già, che vuol dire? Già sei un tizio nero carbonizzato. Che vuol dire? Vai pure fuori fuoco, buonanotte. Che significa? Che devi stare fermo, un po' fa avanti e dietro così. Comunque, ragazzi, anche a me. Ha detto bene Alessandro, eh? Cioè bisogna cercare di rimanere sì, più possibile razionali, siamo d'accordo, però se abbiamo un difensore centrocampista, capito, mo vediamo tu che devi dire, segnare un gol, un segno di vita, perché sennò qui ci stanno i giorni del Conto, i famosi giorni del Conto del mercato, quelli dei Galliani. Sarebbero anche i giorni della merda. Noi stiamo nella merda, invece, pensa. Gli ultimi che Galliani faceva ci salviamo solo per una consonante. Cioè, questi famosi la ragione della merla? Ah, la merla. Io pensavo due. Io
Io voglio essere un minimo ottimista. Io credo, certo, che Capo se Zucca, se riprendiamo ce la giochiamo. Capo Zucca, secondo me qualcosa andrà a fare sul mercato. Io non credo che lui... È molto semplice. Se in questi ultimi tre giorni fanno quello che devono fare, torniamo qua alla prossima puntata, no, tanto dell'appello. E ce la giochiamo con tutti. Sì. Assolutamente. Però è stato anche chiaro, io l'ho detto anche diverse puntate fa, siamo stati... Allora, questi sono arrivati, hanno detto subito qui... risorse sono limitate, quindi si punta alla salvezza, hanno dato via tutti i pezzi pregiati, nessuno ha detto A, sono arrivati alla manica dei ragazzini, nessuno ha detto A, la squadra ha stentato, a gennaio arriva un centrocampista, se l'ha detto. La squadra ha stentato, eccetera, nessuno ha detto A, abbiamo sopportato tutto e supportato la squadra in ogni modo in attesa di arrivare al mercato di gennaio per poter correggere quello che palesemente mancava. Non stiamo andando in quella direzione. Per completezza. Ci sono tre Però Leone ti aveva abituato bene a gennaio, ecco, non lo faceva mercato. Per completezza dobbiamo anche dire che per quanto mi riguarda, Carboni è meglio di Corrado. Io voglio vedere qualche partita prima di esprimere. Ora mi sembra di sì. Sì. Però ce ne avevamo tre su quella fascia, mo ce n'è uno per tutte le rotte. Pereiro, Falletti, per me, con il Cesar, con tutto il rispetto e il bene, io voglio, va bene, ci abbiamo guadagnato. Finora dov'è che abbiamo perso? Mantovani, Diakité, perché Sgarbi sicuramente è più, diciamo, è meno forte di Diakité, e Mantovani vedremo come sarà. È già un mediano ci mancava. È già un mediano ci mancava. Gianni, la squadra era Monca a centrocampo e lì non l'hai fatto. Sì, cioè, sì, hai preso Faticanti. Che non è male. Che non è male, io se si conferma... Questi tre giorni sono decisivi, dai, parliamoci. Certo. Allora... Ha detto bene Enrico, lo diciamo? Lo diciamo adesso, perché sennò dopo che senso c'ha? Sì. Dai, sono rimasti 30 secondi, volevo dire l'ultima cosa? Alla fine se la facevamo venerdì, stava funzionando. Ho capito, okay, noi in Balinzesto stiamo oggi, stiamo bene. Tra intanto amici, abbiamo parlato di questa partita, ci che abbiamo divertiamo. Visto. Beh, ma che vuoi vedere? Se si è visto quasi un cavolo, potremmo, va bene. Un bello direttore. Allora, diretta, in attesa di vedere come si concluderà il mercato della Ternana, ringrazio e saluto Gigi Manini, ciao, Gianni Giardinieri, ciao, Alessandro Mari, saluto voi, ciao, vi ringrazio, continuate a commentare su YouTube che ci piace tanto rispondere e insultate un po' di più Manini perché è ancora poca roba. Va bene, grazie, alla prossima, non lo so, ce l'ha con te, cioè, alla prossima. Buon.